Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Giovanni Falcone in Mattarella ai giovani dice: siete eredi del sacrificio suo e di Borsellino. La mafia non aveva previsto che i loro valori sarebbero sopravvissuti. Questa giornata è il passaggio a voi del loro testimone. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda quale sia il significato del ricordo della strage di Capaci, l'attentato mafioso che 28 anni fa uccise il magistrato antimafia, la moglie e 3 agenti della scorta. Un messaggio rivolto alle scuole appunto, che sono state coinvolte nel progetto La nave della legalità. Dal 1992, anno dopo anno, nuove generazioni di giovani si avvicinano a queste figure esemplari e si appassionano alla loro opera e alla dedizione alla giustizia che hanno manifestato. Siate fieri del loro esempio e ricordatele sempre, ha detto il Presidente. Giovanni Falcone e la sorella Maria nell'anniversario di Capaci dice: antimafia e lotta alla mafia oggi sono purtroppo concetti diversi. E mio fratello, un uomo che ha provato tanto dolore. La sorella del giudice dice: il termine antimafia è stato usato spesso da soggetti che non hanno fatto per nulla la lotta alla mafia. Mascherandosi dietro l'antimafia hanno fatto solo i loro interessi. L'allerta sulle mafie pronte ad approfittare della pandemia dice: mio fratello diceva che l'attività economica delle mafie è un grosso indebolimento per le capacità dell'intero paese. Il consenso sociale ai clan è facile per i boss trovare consenso in chi non sa e non ha. La lotta alla mafia, oltre che un discorso economico, è soprattutto una battaglia di cultura. Le inchieste sulle nomine in magistratura, mi limito a ripetere che i nemici principali di Giovanni furono proprio i suoi colleghi. Anche i tamponi mentono, il 30% può fallire. A oggi non c'è altro modo, il tampone nasofaringeo resta il metodo più certo per capire se una persona è positiva al Covid-19. Eppure anche qua i margini di errore non sono pochi, il che ci mette davanti a un nuovo problema: i falsi negativi che assieme agli asintomatici rappresentano un rischio per nuovi focolai. Ancona, la prigione dorata dei 431 della Costa Magica in quarantena tra noia e ansie per il futuro. Non scenderò, rischio il posto di lavoro, dicono degli oltre 630 che si trovavano nella nave da crociera, sono già sbarcati in 186, tutti negativi al tampone di controllo. È l'unica con cui Costa Crociere è riuscita a stabilire un accordo per il rimpatrio grazie all'apertura dello spazio aereo, lo spiega il comandante della Capitaneria di Porto di Ancona, l'ammiraglio Enrico Moretti. Entro domenica potrebbe essere la volta buona per 83 indonesiani, poi toccherà 95 filippini e 32 sudamericane. Tra i membri dell'equipaggio, in tanti preferirebbero restare a bordo, dicono: forse così non perderò il lavoro quando le crociere riprenderanno. Se torno nel mio paese sarò fuori, non mi richiameranno più. Fase 2 hanno già riaperto più di 7 imprese su 10. Il problema sono i consumi. Solo il 29% degli italiani è tornato a spendere in locali e negozi. Il sondaggio condotto da SWG per Confesercenti dopo la prima settimana di fine lockdown per le attività, un inizio al rallentatore per via del ridotto movimento dei clienti. Il 72% degli esercizi infatti ha riaperto, ma tra questi il 68% ammette di aver lavorato fino ad ora in perdita. A soffrire di più sono stati ristoranti, trattorie e pizzerie, bene invece centri estetici e parrucchieri. Ora si spera in un aumento delle vendite nel weekend. Notizie da Napoli e dalla Campania. De Magistris ricorda Falcone, ha detto: distrugge il simbolo della lotta alla mafia. Il 23 maggio la mafia uccide barbaramente, facendo saltare con il tritolo l'autostrada a Capaci, Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i poliziotti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Con l'uccisione di Falcone, Cosa Nostra distrugge il simbolo più potente della lotta alla mafia. Per me un uomo che appariva indistruttibile. Una strage che doveva avere effetti politici, infatti, nei giorni successivi Giulio Andreotti non diviene più presidente della Repubblica.
un segnale inequivocabile a chi era stato garante del patto Stato-mafia. Falcone vive in quelli che hanno visto in lui l'emblema immortale della giustizia. Il suo sorriso luminoso è per me ossigeno nel cuore. Il messaggio è stato postato dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, su Facebook. Terra dei fuochi nel Frutteto, lastre di Eternit, fitofarmaci, pneumatici e olio di motore. I carabinieri della stazione di Varcaturo, insieme a quelli della stazione forestale di Pozzuoli, hanno denunciato per sversamento e combustione illecita di rifiuti un 43enne del posto. I militari hanno accertato che in alcune aree di alcuni frutteti di proprietà dell'uomo era stato utilizzato un casolare diroccate come discarica di rifiuti di vario genere, come lastre di Eternit, bidoni contenenti residui di oli carburanti, fitofarmaci, pneumatici in disuso e tubi di plastica. Tra i rifiuti anche la carcassa di un trattore dalla quale fuoriusciva olio motore che penetrava direttamente nel suolo coltivato. Il terreno è stato sottoposto a sequestro. Notizie da Treviso e dal Veneto. Alla Battistella di Pieve di Solico rientrano al lavoro in 500, orari differenziati. Benza ha sconsigliato agli operai che vivono nei comuni più vicini alla fabbrica del mobile. Prime messe festive del dopo quarantena, 3.000 volontari ad assistere i fedeli. Domani guanti e mascherine, limite di 200 persone presenti nelle 443 parrocchie delle due diocesi di Treviso e Vittorio Veneto, previste celebrazioni anche all'aperto. Da gennaio a maggio 2020 nella Marca più cassa integrazione che in 5 anni emergenza coronavirus. Le ore autorizzate quest'anno superano quelle del 2015, dal 2015 al 2019. La CNA ha detto che a giugno scadono gli ammortizzatori sociali. L'imprenditore Massimo Zanetti, da 3 mesi bloccato in barca in Polinesia a causa delle norme anti-Covid, non può rientrare in Italia. Dall'oceano è comunque collegato con i suoi collaboratori. Treviso, security fuori dai locali contro la movida post-lockdown. Coronavirus, 5 esercizi del centro storico si sono dotati di buttafuori all'ingresso appunto per impedire gli assembramenti di giovani dopo la riapertura. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Trieste, spunta un cadavere in acqua. L'allarme questa mattina intorno alle 7 nella zona del molo pescheria a Trieste, appunto, che spunta il cadavere. Il cadavere di un uomo è stato scorto galleggiare appunto nella zona del molo pescheria a Trieste. L'allarme è scattato poco dopo le 7.30. Per il recupero della salma hanno operato una squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Comando Giuliano e una motobarca sempre dei Vigili del Fuoco. È stata informata la Capitaneria di Porto. 2 ciclisti investiti, uno è grave, incidente nella tarda serata lungo la Statale 14 a Muzzana del Turniano, ferito anche il conducente dell'auto. Un incidente intorno alle 21.30 di ieri lungo la Statale 14 nel territorio del comune di Muzzana del Turniano e che per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della radiomobile della compagnia di Latisana intervenuti per rilievi e viabilità. Un giovane di 29 anni di Palazzolo dello Stella ha travolto 2 ciclisti con la sua Opel. Posso andare al mare? Quando serve la mascherina? La Regione ha aggiornato l'elenco delle domande e risposte con le voci dedicate anche alle spiagge, ai locali, allo sport e alle cene tra amici. Con l'avvio della fase 2 cambiano anche le domande e i dubbi su cosa si può fare e quali sono le limitazioni ancora in vigore in Friuli Venezia Giulia. Per questo la Regione ha aggiornato l'elenco delle FAQ per rispondere ai principali quesiti che accompagnano le riaperture. Un atto d'amore punk per chi non c'è più. I Sick Tamburo ricordano Elisabetta Imelio con la versione rivisitata di una loro hit. Il 29 febbraio l'intero mondo della musica nazionale ha pianto la scomparsa di Elisabetta Imelio, voce, bassista e fondatrice dei Sick Tamburo, la band creata con Gianmaria Cusani dopo il successo dei Prozac.
fenomeno da classifica anni 90, partito da Pordenone. La band ha scelto simbolicamente l'avvio della fase 2 della pandemia per pubblicare il nuovo singolo, Un giorno nuovo, appunto, un classico già contenuto nell'album omonimo del 2017, che raccontava esplicitamente la malattia della musicista pordenonese a partire dal brano La fine della chemio. La poesia femminile in tutte le sfumature è nato ad Aviano il nuovo lavoro di Alessandra Giubilato, cantautrice di origini venete e friulane. È uscito venerdì 22 maggio ed è nato ad Aviano il nuovo lavoro di Alessandra Giubilato, cantautrice di origini venete e friulane, che hanno esordito nel 2018 con l'album La Rosa del Deserto, realizzato con il pianista milanese Sabino Dell'Aspro. Il mini LP o EP lungo, La poesia di una donna, appunto, anche sotto un vestito, ha al centro il mondo femminile in tutte le sue sfumature. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.